mediatore non deve essere necessariamente convocato a altre competenze. E oggi abbiamo l'onore di avere tra noi uno, un mediatore internazionale di grande fama, come il dottor Larry Smolovitz. Guarda caso, mi sembra che non sia avvocato, anzi, medico, è un medico. E quello che mi interesserebbe sapere, perché so che lei ha già risposta a la sua relazione, se vuole rispondere a una brevissima domanda, è che, perché ci sono parecchi ragazzi che guarderanno il suo intervento e da lei traranno sicuramente le motivazioni per diventare mediatore. Perché devono diventare un mediatore? La domanda semplice è, prima di affrontare quello che sarà la sua relazione, perché un medico dovrebbe decidere di fare il mediatore? Allora, prima di tutto va specificato che sono psicanalista di psichiatra e anticipo già che il dopo sono stato scelto da parte del team del Consiglio internazionale per gli specializzati in casi di crisi e emergenza da turismo, proprio per le mie, diciamo, studiate come queste cose chiamate, poter individuare le reazioni delle persone, capire quando il sì è un sì e quando il sì è un no invece. Come dopo faccio parte del Dio pensante, che è una parte molto importante in questo tipo di negoziazione, e il nostro dovere è quello di pensare. Non abbiamo solitamente approccio con i, diciamo, la nostra parte di negoziazione, siamo solitamente nelle autonomie che di solito la stanza a fianco, in un conciatore. So, prendiamo per esempio il ministro Tenzi, che va ad iniziare con i suoi interlocutori indiani. Una volta che finisce la sessione, il negoziatore, quello che si interfaccia, diciamo, ci riferisce quello che è stato detto e fatto durante la sessione. Noi facciamo il nostro lavoro, pensiamo e poi esprimiamo il nostro parere. Ecco il motivo per il quale sono stato scelto, appunto perché avendo queste diciamo, nozioni dal punto di vista analitico, riesco a individuare, spero, quali sono esattamente le motivazioni per le quali le persone sono in aula a negoziare, nella stanza, o quali sono, se effettivamente stiamo trattando con una persona giusta, molto importante, e così via. Quindi penso che la qualità del negoziatore, del direttore in generale, che prima di tutto deve essere, lo deve sentire detto. Non tutti sono bravi o bravi, sono particolari o particolari, ci sono medici bravi, diciamo bravi. Per quanto riguarda il sistema ci sono quelli bravi, quelli meno bravi, anche i mediatori. Per quanto riguarda la democrazia, vorrei soltanto raccontare un aneddoto, spero che questo. Quando è arrivato in Italia la mediazione, circa 3 anni fa, mi sembra, fui invitato da un grosso ente di formazione e mi chiedevo se ero disposto a formare i futuri mediatori. E ricordo che mi specificavano che chi ha un'esperienza giuridica, quindi avvocati, giuristi e quant'altro, avrebbero partecipato a un corso per un costo di, per dire, io si parlò di 3.000 euro, mentre chi invece l'esperienza giuridica non ha, avrebbe dovuto fare un pre-corso che è di una settimana, che sarebbe costato qualcosa come 1.200 euro, per parificare